Il Cerignola esce indenne dalla trasferta di Avellino e lascia sulla graticola il suo ex allenatore Michele Pazienza, sempre più a rischio dopo il secondo pareggio in tre gare. Finisce 0-0 con poche emozioni, una partita che permette ai gialloblu di Giuseppe Raffaele di godersi, anche se in coabitazione, ancora il primato del girone C. Primo tempo che dopo il tentativo al quinto minuto di D'Ausilio, bloccato da Saracco, scivola via senza occasioni per mezz'ora abbondante. Così bisogna aspettare il 35esimo per annotare la girata di Salvemini, che testa i riflessi di Iannarilli, bravo a deviare in angolo. A cavallo tra il 39esimo e il 41esimo è ancora il Cerignola ad avere le migliori opportunità per sbloccare il risultato, prima con Luca Russo, murato in uscita ancora da Iannarilli, poi sempre con il numero 3 che centra il palo con una conclusione a portiere battuto, infine con Capomaggio, murato al momento della conclusione con la palla messa in angolo. Avellino che prova a cambiare marcia nella ripresa e si rende pericoloso al quinto con la girata di Redan, che Saracco mette in calcio d'angolo. Passa un minuto e ci prova D'Ausilio con un diagonale largo. Il Cerignola si difende con ordine, Avellino pericoloso con Raffaele Russo, la cui girata in area di rigore viene murata con il corpo da Visentin. Il Cerignola non rischia più nulla anche nei 7 minuti di recupero. L'Avellino perde vigore e così la gara finisce in pareggio, che vale oro per gli ofantini e conferma la crisi degli irpini.